Allora, Matteo Tobias, allenatore in secondo di questa messa della Città di Cagliari, commentiamo in primis la sconfitta di Itri. Ci sta chiaramente 4-0, un passivo pesante, mi sembra di aver capito che forse qualcosa in più poteva fare la mister, ma tant'è, questo è il risultato. Com'è andato secondo te? Insomma, il risultato non ci paga di come avevamo preparato la partita. Certo, il risultato è pesante, non ce l'aspettavamo, dobbiamo dire la verità, come l'avevamo preparata, non ce l'aspettavamo, però il campo ha detto così, l'Itri è una grande squadra, attrezzata per vincere il campionato, e noi invece siamo attrezzati per fare un altro tipo di campionato, però insomma cercheremo subito di porre rimedi alla sconfitta di domenica. La nota positiva è stata il trattamento che ha avuto Parisella a Itri, no? Ah sì, ma se lo meritava, 4 anni a Itri penso che ha fatto tanto, ha vinto campionati, quindi però insomma è una persona che si merita tutto quello che le hanno fatto, anzi forse anche di più. In settimana come sta andando per questa partita? Insomma, abbiamo lavorato un po' sulla testa, stiamo lavorando un po' sulla testa che giustamente fa dicere 4-0, però quello che salviamo di domenica è la prestazione, al di là del 4-0 la squadra ha risposto bene in campo, ha fatto quello che doveva fare, ha corso fino al 90esimo. Gli episodi ci hanno un po' condannato, mettiamola così. Quindi, però. Come hai visto l'Itri di Minieri nel complesso? Vabbè, Giorgio è un amico, ci ho lavorato insieme. Ci sta tanto di Giorgio in quell'Itri, tanto si è visto dal primo minuto, squadra organizzata, bella, compatta, forte in tutte le parti del campo, una squadra che spero per lui che arriverà, anzi gli faccio il milione in bocca al lupo per arrivare in fondo al suo progetto. Parliamo della prossima partita qui in casa, Arpino, può essere facile, può essere difficile? Facile non c'è niente in questo campionato, molto equilibrato e Arpino viene da una vittoria, quindi sarà per noi una partita determinante, dobbiamo mettere tutto per recuperare perché veniamo da due sconfitte che noi dobbiamo raccogliere qualcosa di più, quindi domenica metteremo tutto per portare il risultato a casa pieno. A livello di formazione, infortuni, squalifiche, tutto regolare? No, abbiamo Allardi infortunato, non so se lo recupereremo, speriamo, vediamo un po', però per il resto tutto a posto. Insomma, facile, si sta avvicinando dicembre e il mercato della mister Città di Gaeta farà qualcosa sicuramente? Per il mercato c'è il direttore sportivo, il presidente, non siamo noi né io né Alessandro le persone adatte, noi la società, quello che ci mette a disposizione, noi lavoriamo. Vi accontentate anche di queste che ci avete? Accontentiamo, un'ottima squadra, non ci stiamo accontentando perché quello che c'è è ottimo, chi non vorrebbe la squadra che abbiamo noi, quindi noi lavoriamo serenamente, quello che c'ha, se poi la società va sul mercato e ci dà qualche altra cosa, noi qua siamo pronti vi prendete gli acquisti che vi fa la società? Assolutamente sì. D'accordo, in bocca al lupo. Crepi, buona serata, arrivederci.